Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo episodio, oltre ad andare a dormire per far iniziare la giornata successiva, andremo a fare una passeggiata nel bosco come ci consiglia il buon Rotomdex. Non vogliamo il repellente, quindi andiamo nella foresta di Mele Mele. E nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di cose importanti. Abbiamo praticamente catturato Lunala e Necrozma. Quindi se vi interessa andare a vedere come si catturano, come si ottengono, andate a vedere lo scorso episodio. Ora tocca andare qui, nella foresta Mele Mele, e vediamo se c'è un nuovo allenatore. Sì, c'è una nuova allenatrice, Pikachu attacca, attenzione. Attenzione, Pikachu ci attacca. Pikala si chiama questa, che va nel campo Pikachu. Pikachu contro Pikachu, vediamo chi vince. Io ho un Pikachu che conosce Breccia ed è il doppio del tuo livello, quindi mi spiace per te. Allora, un altro Pikachu, mandiamo questa volta in campo qualcun altro e direi di andare di Poipol. Vediamo se poi riesce ad ammazzare efficacemente i Pikachu di sta tipa per prendersi un po' di punti esperienza interessanti. Allora, Sludge Bomb. Ok, fa un buon danno, non male. Allora, io andrei di Sludge. No, volevo fare Sludge Way. Vabbè, va bene comunque Toxic. No, non va bene comunque, sono stupido. Niente, Sludge Wave. Volevo farlo subito, ma mi sono confuso con i tasti. Perfetto, si aumenta pure l'attacco. Poi lasciamo poi pure in campo. E andiamo di Sludge Bomb. Pure colpo critico, eh. Che culo. Ecco qua, attacco speciale che avanza. Lasciamo in campo Poipol. Andiamo con una bella iperpozione. Ecco qua. Agilità usa Pikachu, va bene. Sludge Bomb di nuovo. Attacco speciale più 2, ovviamente nessuno può più fermare questo Poipol incredibile. Curly? Cos'è? Un altro Pikachu, sì. Solo che l'ha chiamato in modo diverso. E questa volta usa Fulmine. Interessante. Ok, Poipol a livello 40. E questa volta manda in campo Boss. Un Pikachu cromatico, bellino. Attenzione, Pikachu cromatico che riesce a tirar giù effettivamente Poipol. Bravo boss, ce l'hai fatta. Allora mando in campo Solgaleo. E andiamo con Earthquake, cattivissimi contro boss. Perfetto, l'abbiamo battuto Pikala. Pika? Mi spiace. Pikachu ha perso, ma tu sei bravo. Prendi questo. E ci dà il Picanium Z. Ok, allora. Ci possiamo curare un secondo? Perché ho paura che qui combattano ancora. Però per adesso andiamo avanti. Si può uscire dalla foresta? Vediamo, eh. Allora, vediamo un po' se qui davanti c'è qualcuno di nuovo. Se no, mi sa che è dentro la foresta. Mi sa che bisogna continuare all'interno della foresta, eh. Quindi continuiamo qui dentro. Vediamo un po' se troviamo un altro nuovo allenatore. Intanto Pokémon selvatici come se piovessero. Un Crumbic. Non abbiamo ancora trovato la sua terza evoluzione, tra l'altro. Allora, vediamo se è qui sotto qualcuno. No, qui non c'è nulla. Qui nemmeno, credo. Diamo un'occhiata. Oh, attenzione, Mimikyu. Non stavo usando il repellente perché avevo la sensazione che alcuni Pokémon qui dentro non li avessi ancora catturati. Quindi Mimikyu me lo prendo molto volentieri. Ah, attenzione, questo è il bug. Ok, fanculo. Allora, andiamo di Ultra Ball. Non posso ovviamente indebolire questo Mimikyu. Ecco, tecnicamente non è stato catturato, ma boh, è stato disegnato come se fosse catturato. Vedete, poi rimane così tutto buggato. L'unica è continuare a provare a tirargli i Pokéball e vediamo se riusciamo a prenderlo. Niente, cioè, più difficile catturare Mimikyu che Lunala e Necrozma messi insieme. Io voglio solamente far notare questo. Vedete un po' voi. Una Level Ball, magari. Si convince, eh? Olè, preso, questa volta per davvero.
Perfetto. Mimikyu è stato catturato. E già che ci sono, io un seivino me lo faccio, eh. Ok, no, qui non c'è letteralmente nessun'ora, quella Pokéball scompare. Che abbiamo Pikipek di nuovo. Fuga. Andiamo via di qui. Guardate quanto è alto l'Encounter Rate. Boom, sweet. Fuga. Ok, vediamo un po' se da questa parte c'è magari un altro allenatore. Eccolo qui, stavo cercando proprio lui. Haku, Haku, no, non Haku. Hau, Hau. Allora, lui dovrebbe avere Darktrix, che sarebbe l'evoluzione di Rowlet. Credo almeno, sì. Quindi rimaniamo in campo di Sinnoh. Ehi, tu, sono Hau. Piacere di conoscerti. Vorresti fare una battaglia? Certo che sì, Hau. Eccolo qua. Che manda in campo, infatti, Darktrix. Un po' bruttino da Artrix, posso dirlo. Allora, Firefang. Super efficace, lo bruciamo. E in più l'abbiamo fatto tentennare. Andiamo poi di acrobazia. E addio da Artrix. Mentre Decidueye è molto più carino, molto più bello. Che battaglia incredibile. Buon lavoro. Dovremo farlo ancora qualche volta, sì. Però ora possiamo uscire effettivamente dal bosco venemere. Ecco qua, e guardate un po' chi c'è qui. Tapu Koko dovrebbe essere lui. Quindi, andiamo un attimo a curarci, già che ci siamo, prima di affrontare Tapu Koko. Perché dovremmo provare a catturarlo, e come ben sapete, essendo di tipo elettro, sarà difficile paralizzarlo, cioè sarà impossibile paralizzarlo, quindi sarà difficile catturarlo. Andiamo su di qui e proviamo a prenderlo. Allora, cosa possiamo fargli? Niente, essenzialmente. Proveremo ad andare con l'Ikarok ad indebolirlo un po'. Tireremo una Velox Ball di primo turno sperando di essere fortunati e vediamo come va. Eccolo qua, Tapu Koko. Dai Tapu mi sa che è il più bello a livello estetico, mi piace molto. Allora, Bag. Velox Ball, vediamo se siamo fortunati, se siamo estremamente fortunati. Beh, dopo lo scorso episodio con Lunala e Necrozma al primo colpo, difficilmente saremo ancora così fortunati. Allora, possiamo però iniziare ad usare Rock Tomb per diminuirgli almeno la velocità. Ecco fatto, ancora Rock Tomb ed è a vita rossa. Ok, proviamo a prenderlo ora. Con le level ball, probabilmente. No, aspetta, che livello è lui? No, le level ball non funzionerebbero. Timer ball, magari. Un po' presto ancora per le timer ball. Usiamo le ultra ball per ora. Non possiamo indebolirlo troppo perché lui potrebbe conoscere Wild Charge, se non sbaglio, che ha contraccolpo. E nel momento in cui ci attacca col contraccolpo, quello lì muore. Nel momento in cui ha troppi pochi HP. Quindi vediamo se riusciamo a prenderlo. Lui continua a caricarsi, cioè assurdo. Ora direi che le timer ball possono essere iniziate a utilizzare. Niente, salta fuori subito. Andiamo ancora di timer ball. Fortunatamente non ci sta mai attaccando. Questo non so se sia un bug dell'intelligenza artificiale oppure. Boh, non ci attacca per scelta, non lo so. Fatto sta che con tutti i potenziamenti che si è fatto e con tutta la difesa che mi ha abbassato, mi tocca, mi sfiora e mi ammazza. Niente da fare. Dai, riproviamo. Ole, Bellary. Godo. Godo, abbiamo preso anche Tapu Koko. Perfetto. Ma che... Come sei arrivato qui?
Oddio, e ci sfida subito. Chi è questo? Dia. È un giocatore della Salernitana, Dia. Allora, rimane in campo 0 ora. Attenzione. Rock Tomb. Azza Zuffa. Minchia. Ti ha disintegrati Lycanroc. Allora. Proviamo. No, Solgaleo sarebbe peggio. Bella merda. Chi gli mando contro? Provo comunque a mandare Solgaleo. E a usare terremoto. Ok, fortunatamente ci usa lacerazione, non zuffa di nuovo. E terremoto lo one shot, godo. Ah, ti sta bene. Ok, Solgaleo a livello 40. E abbiamo sconfitto Dia con 0 ora. Bellissimo, tra l'altro 0 ora. Anche se è un po' troppo umano come Pokémon. Quindi, un Tapu Koko ti ha portato nel mio mondo. I must have been from an overlap from the electrical energy between your Tapu and mine. Attenzione. C'è un Guzzlord che sta terrorizzando l'area. Se riesci a sconfiggerlo, potrebbe incoraggiare Tapu Koko a riportarti indietro. Ok, quindi c'è un Guzzlord. Eccolo lì, Guzzlord, che deve essere sconfitto. Qui non penso ci siano Pokémon selvatici, credo, no. Ed ora tocca catturare e combattere e catturare questo Guzzlord. Iniziamo a curarci i Pokémon. Quindi a resuscitare più che altro il nostro buon Lycanroc. Ecco qua. E a dargli una super pozione. Perfetto. Poi mettiamo davanti Pikachu. Ecco qua. E salviamo. Vai. Andiamo contro Guzzlord. Altra ultra creatura. Guardalo lì che brutto. Cavolo, poco. Allora, Guzz, però brutto, cioè non nel senso di design, brutto, volutamente brutto, ecco. Allora, andiamo di Nuzzle. Iniziamo a paralizzarlo, buono. Ok, lui mi sa sgranocchio. E io ti uso tuono pugno. Paralizzato, buono. Un altro tuono pugno. Teoricamente non dovrebbe morire con un altro tuono pugno, vediamo. Infatti, ho calcolato bene. Ora. Proviamo a prenderlo. Credo che sia pesante questo Pokémon. Proviamo con le Heavy Ball. Oddio, non so effettivamente quanto pesi. È gigante quel coso, ma non so se pesa tanto. Ah, ma giustamente è una ultra creatura, quindi cosa sto facendo? Andiamo direttamente con le Beast Ball. Vediamo se questa sarà la prima Beast Ball a fallire la cattura. No, anche questa in un colpo. Guzzlord preso. Attenzione. Anche potrebbe essere un organismo comune dove vive lui, da dove viene lui, ma qui invece è un pericolo incredibile. Ok, ha ricevuto un messaggio dal professore. Ha detto di andare a scuola per una sorpresa. Sì, però prima. Allora, aspettate, chi è che è messo male? Pikachu. E basta, quindi facciamo così. Iperpozione, anzi superpozione. E via. Curiamo un attimo Pikachu. Ecco fatto. Ci ha detto di andare a scuola per una sorpresa. Vediamo un po' chi c'è dentro la scuola. Sarà in aula? Oh, Misty, attenzione. Però non dobbiamo fare una lezione, quindi probabilmente dovremmo sfidarla. Sorpresa, scommette che non ti aspettavi di vedermi qui. Potrei ringraziare Suiren per quello. Questa potrà anche essere una vacanza per me, ma non pensare che non sia in grado di sconfiggerti in una battaglia. E quindi sì, sfidiamo Misty. Chiamare campo Staryu a livello 56. Tosta, eh? Allora, andiamo di Electro Ball. Cioè, non riesce a tirarlo giù Pikachu. Attenzione, eh? Ok, poi Psyduck. Continuiamo con Pikachu. E andiamo di Electro Ball. Perfetto. Poi Corsola. Corsola andrei di Thunder Punch. E poi di Electro Ball. Perfetto. Ed infine Gyarados, che lo farà Mega Evolvere, immagino. Andiamo di Thunder Punch.
Eccolo qua, mega evoluto. Infatti facciamo molto meno danno rispetto al solito. Idropompa ci fa malissimo. Andiamo di Nuzzle, almeno per paralizzarlo. Così che sia possibile per gli altri nostri Pokémon provare a tirarlo giù. Allora, chi potremmo andare contro Gyarados? Potremmo andare Rowlet? Vediamo. E andiamo di Leaf Blade. Ah, però. No, Rowlet non era la scelta adatta. Proviamo con Solgaleo. E andiamo di Oltraggio. Ah, super efficace Crunch. Addio. Però un po' di vita ancora gli abbiamo tolta. Potremmo usare Poipole con Sludge Bomb. Guardate quanto danno fa Mega Gyarados. Incineroar. Dai, vediamo se riesce a tirarlo giù. Con un Darkest Lariat. No, davvero? Fa così poco. Acrobazia allora. Niente da fare anche per Incineroar. L'ultima speranza è Nidorino. Se Nidorino con colpo non riuscirà a tirarlo giù in un colpo, avremo perso. Ok, ce l'ha fatta. Fortunatamente. Livello 42 meritato per Nidorino. Come ai bei vecchi tempi, più o meno. Tu non avevi un Mega Gyarados ai bei vecchi tempi. Non riesco ancora a batterti. Forse Brock avrà un'opportunità migliore. L'ultima volta che l'ho sentito ha detto di che sarebbe andato a visitare l'infermiera Joy al Pokémon Center. Giustamente Brock non si smentisce mai. Andiamo quindi al Pokémon Center. Ed eccoci qui. Eccolo qui, Brock. Prima di tutto, però, curiamo i nostri Pokémon che sono stati disintegrati. Ecco qua. E magari prendiamo di nuovo un rinforzino, eh. È importante. Già che ci siamo, mettiamo anche in ordine questi. Quindi 778. Qui. 785. Qui. E ultra creatura 799. Quindi 4, 8, 9 qua. Dovrebbe essere giusto, no? Sì. Ok. Allora, proviamo a farlo senza rinforzi, dai. Proviamo a fare Brock senza rinforzi dei vecchi Pokémon. Salviamo. Vediamo come se la cavano i nostri. Vai. Gracial, non ci crederei mai, ma di quanto siano brave appunto le infermiere Joy qui. Mi ha permesso di aiutarla a prendersi cura dei Pokémon. Wow, incredibile. Ho anche ottenuto un regalo da lei. Permettimi di mostrartelo. Attenzione, mi ha regalato un Pokémon. Ecco, manda in campo subito Steelix, che diventerà Mega Steelix, immagino. Andiamo subito di Brick Break, sì, eccolo. Ma che cacchio però. Cioè, non riusciamo a togliergli niente. Godo paralizzato. Break break. Cioè, Bind fa malissimo comunque. Ok, Pikachu è rippato. Ok, il nostro Pokémon più forte è andato. Ora tocca agli altri. Allora, andiamo di Incineroar prima di tutto. Con una bella breccia. Dai, non è morto, davvero. Vabbè, che culo però. Allora, toccherà. A chi toccherà? A Solgaleo. Earthquake. Ok, il suo Mega è andato.
Perfetto. Poi Sudoku lasciamo sul Galeo. E andiamo di Earthquake. Super efficace, buono. Anche il suo però è super efficace, eh? Dannato. Ma che danni. Earthquake. Bene. Poi Geodude. Sì, cambiamo Pokémon. Andiamo Rowlet. No, ma Rowlet verrà ucciso sicuramente. Con un qualsiasi attacco di tipo roccia. Vediamo un po'. Attenzione però a Leaf Blade. Lo tira, eh. Buono, dai. Rowlet ha comunque battuto il Geodude di Brock. Poi Crobat cambia un Pokémon. E qui servirebbe Solgaleo. Però potremmo andare anche Ikarok. Con Rocciotomba. Ah, Super Suono ci confonde. Ok, fortunatamente Nidorino attacca comunque. E gli abbassa pure la velocità, godo. Altra Rocciotomba in faccia. Attacco d'arma, non ci fa nulla. Dimmi che ora esci dalla confusione. No, peccato. Si colpisce anche da solo, ma è giusto. Chi viene tirato dentro? Rowlet. Azza. Povero Rowlet. Però dovrebbe poter usare Brave Bird e ucciderlo. Ah, è comunque più veloce Crobat. Vabbè, fa niente allora. Speravo che con due drop della velocità Rowlet potesse essere un po' più veloce. Ma andiamo ancora a Nidorino. E andiamo di Rock Tomb. No, ha fallito! Incredibile, ma ha fallito. Ok, Rock Tomb. Buono. Livello 43 per Nidorino. Ed infine Comfey. Ah, questo era il regalo. Questo Comfey a livello 38. Che direi di tirare giù con Trash. Ecco fatto. Incredibile, sì, incredibile davvero. Che regione amorevole. Anzi, sì, che regione amorevole. Penso che andrò a vedere se riesco a incontrare Olivia la prossima volta. Questo è stato abbastanza per oggi. Andiamo a casa, sì, davvero. Beh, i Pokémon effettivamente avrei potuto anche tu curarli a casa, non era necessario farlo qui. Però ora si può ritornare a casa. È stata una giornata bella piena anche oggi, eh? Tapu Koko, Howl, la tizia dei Pikachu, un'ultra creatura. Misty e Brock, niente male. Eccoci qua. Io quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.